Ciao, sono Ale e oggi andiamo a personalizzare il distributore che ho acquistato qualche mese fa. Andiamo a spacchettarlo insieme. Era tanto tempo che ne stavo cercando uno, però non riuscivo a trovarlo del colore giusto. Quindi l'ho acquistato in nero e poi andrò a personalizzarlo. Eccolo qui, guardate che bello! Non vedo l'ora di usarlo. Proviamo a vedere se inserendo la moneta funziona. Direi proprio di sì. Adesso andiamo a preparare il logo da attaccare sul distributore. Ho scelto di fare la scritta all'anatema in nero e invece la scintilla in rosa glitterato. Lo posiziono e questa è la parte più divertente, provare a staccarlo. Qui mi era rimasta attaccata la A. Ci riprovo adesso. Questa volta ci sono riuscita. Ora è il momento di attaccare la scintilla. Questa è stata un po' più complicata perché ha tanti pezzi. Però alla fine devo dire che è venuta molto bene. E questo è l'ultimo pezzo da attaccare. Qui ero concentratissima per non sbagliare. Ed ecco il risultato. Il logo è finito. Ovviamente non potevo lasciare il distributore tutto nero, quindi ho deciso di ricoprirlo. Ho utilizzato la stessa carta della scintilla del logo. Per questa parte mi ha aiutato il mio fidanzato, perché la carta si appiccicava ovunque. Con l'aiuto di una tessera e di un taglierino l'abbiamo ricoperto tutto. Eccolo finito, a me piace tantissimo come è venuto. Sono proprio contenta. Ora andiamo a fare la prova ufficiale e quindi riempiamolo di palline. Questo era il momento che aspettavo di più. La prima prova. Giriamo, giriamo e vediamo se funziona. Ecco la prima pallina! Andiamo a pescare invece il primo elastico a sorpresa con il distributore. Prima prepari il portachiavi che ha la targhetta nera con scritto Ron e la zampina in blu. Eccolo qui pronto e adesso andiamo a pescare uno scrunchies. 3, 2, 1, vediamo quale scrunchie è uscito. Ecco la pallina che ha dentro un bigliettino. Vediamo il numero. Il primo elastico che ho pescato è il numero 2. Ed è questo viola. Questi scrunchie li abbiamo realizzati con la fascetta glitterata e il cuoricino. Passiamo invece a questo super ordine di 3 cavalli personalizzati. Li appendo tutti uno vicino all'altro. Aggiungiamo le targhette, 2 lilla e una azzurra. Che carino il nome soldatino. E anche questi cavalli sono quasi pronti. Siamo pronti per scoprire l'elastico a sorpresa. Vi faccio vedere anche i colori disponibili. Adesso andiamo a inserire la monetina.
Ecco la pallina e andiamo a aprire il bigliettino. È uscito il numero 25. Andiamo a prenderlo, è uno di questi qua in basso. Eccolo, è questo qui verde. È molto bello. E poi brilla tantissimo. Vi aspetto nel prossimo video.